Per questa mostra che si inaugurerà domani, ma la cultura, diceva lei, si parte dalla cultura, la cultura è tutto. Siamo veramente straordinariamente felici ed orgogliosi di ospitare al nostro splendido museo, il FRAC, che vive una nuova vita, che è stato finalmente aperto alla città, aperto al nostro territorio, aperto alla nostra regione, la mostra retrospettiva dedicata ad Ugo Marano. Non è un momento soltanto di esposizione, come dicevo, di pezzi che sono straordinari. Marano è un figlio della nostra terra, è nato a Capriglia, ha vissuto in Costiera Amalfitana a Cetara, ha lavorato a Salerno, ha lavorato in Europa, ha lavorato nel mondo ed è stato un artista poliedrico, è stato pittore, scultore, ceramista, disegnatore. È una mostra che vuole essere anche un ringraziamento, un dire grazie ad Ugo Marano, che è un figlio della nostra terra, e credo che chiunque visiterà la mostra, che apre domani, domenica 18:30, per rimanere fino al 1° di marzo, credo che possa cogliere momenti di emozione nei tantissimi pezzi che sono esposti, e credo che serva anche per un attimo di riflessione intima, per riscoprire i valori, quei valori della semplicità, della umiltà, dell'essere se stessi, che credo Marano con le sue opere ha voluto darci. Siamo contenti, e siamo contenti anche dello straordinario successo che il FRAC rivisto e corretto, meglio illuminato, tinteggiato, pulito, netto, aperto soprattutto, sta riscuotendo. Nel solo mese di novembre abbiamo avuto registrazioni per 700 presenze, quindi è uno straordinario successo, siamo sulla strada giusta, lavoreremo per coinvolgere tutti, per coinvolgere